Allora, oggi è stato siglato in regione un importante accordo. In pratica noi abbiamo esteso l'accordo già a sua volta stipulato col commissario Longo e con il presidente Spirlì per quanto riguarda le vaccinazioni che verranno affidate ai medici di medicina generale. In poche parole, cosa è successo? Che mentre prima avevamo siglato un accordo che riguardava soltanto gli over 80, adesso invece abbiamo firmato un accordo che sarà dinamico nella sua esplicazione, nel senso che mano a mano che il piano vaccinale nazionale è aggiornato, in questo momento per esempio è stata aperta la finestra per gli over 70, ma poi successivamente per gli over 60 e quant'altro, questo accordo, come dire, si adegua in maniera automatica senza siglare più nessun altro tipo di praticamente di ulteriori accordi, si adeguerà automaticamente a quelli che sono i dettami che il Ministero della Salute o il commissario ad acta a livello nazionale stabiliranno, quindi un adeguamento automatico al piano vaccinale. Questo consente di eliminare una serie di criticità che era quello di spostare un sacco di volte i nostri persone anziane a centinaia di chilometri per andarsi a fare il vaccino, mentre adesso potranno andare tranquillamente nei propri medici di famiglia, nel comprensorio del Reventino, andranno presso l'UCCP dove verranno vaccinati direttamente nel posto più vicino possibile alla loro abitazione. E ovviamente questo riguarderà tutte le categorie vaccinali che in questo momento sono contemplate nel piano vaccinale nazionale. Diciamo che è un accordo di civiltà, perché una delle criticità che noi avevamo con la piattaforma qual era? Uno, la distanza chilometrica rispetto agli abitanti, per cui c'è gente che di Soverino Annelli doveva essere vaccinata a Catanzaro o a Vibo o quant'altro, e io ritengo che sia poco civile che un cittadino di una località si debba fare centinaia di chilometri per avere diritto a una prestazione che tra le altre cose è gratuita, mentre di fatti non lo era più, perché quantomeno si deve far accompagnare. E poi c'è un'altra cosa, perché spesso e volentieri sulla piattaforma le nostre persone anziane avevano difficoltà a prenotarsi, perché non era una cosa così semplice. Le persone, diciamo, dotate di cultura elevata probabilmente difficoltà non ne avevano, ma tante altre avevano questa difficoltà, mentre adesso si prenoteranno direttamente dal medico di medicina generale e si andranno a fare il vaccino. E poi sarà compito del medico di medicina generale caricarli sulla piattaforma nel momento in cui li vaccineremo. E poi tra l'altro risolviamo un'altra problematica, sono le criticità di quei pazienti che pur rientrando nella fascia d'età comunque hanno dei problemi patologici e non rientrano nelle fasce dei fragili. Questi bisogna consigliargli il tipo di vaccino da farsi, e chi meglio del medico di famiglia sa qual è la problematica di quel paziente. Per cui noi saremo in grado di vaccinare anche con AstraZeneca, andando però a specificare in questo momento a pazienti che sono fortemente preoccupati dalle notizie che apprendono dai mass media che quel vaccino può essere fatto senza nessun problema, perché probabilmente ha un indice così basso di rischio che è consigliabile rispetto al rischio di pigliarsi il Covid. Però i pazienti si convincono dietro una spiegazione logica che è solo il medico di famiglia, dove c'è un rapporto fiduciario, può fare. Allora in questa maniera vedrete che noi riusciremo a utilizzare anche vaccini tipo AstraZeneca o Johnson quando verrà consentito di eseguire questo tipo di vaccinazione in sicurezza, ma dando una spiegazione e tranquillizzando i nostri pazienti, altrimenti non se ne uscirà fuori. Cioè noi rischiamo di far fallire la campagna vaccinale perché tutta una serie di notizie che compaiono e che difficilmente riescono a essere filtrate da uno che ascolta semplicemente la televisione senza avere tutta una serie di notizie, diciamo anche di tipo scientifico, che accompagnino poi la decisione di vaccinarsi o non vaccinarsi.